TV, noi andiamo subito a vedere quali sono adesso le quotazioni che batte il mercato in questo momento. Abbiamo visto le piazze europee in forte rialzo dovuto alle trattative dazi con Trump, il presidente cinese. Vediamo subito che il monitor si aggiorna in questo momento. Scusate il ritardo, eccolo qui, l'indice di Francoforte, il DAX 11.501, invece euro-dollaro sta battendo 1,13. 315 il cable forte apprezzamento di dollari in questo momento su H1, 1,27 sta battendo adesso il mercato. Io do subito la linea per avere dei chiarimenti in merito a Marco Tosoni. Ciao Marco. Sì, ciao Alex, un saluto a tutti. Allora, questa Brexit è un bene o un male, Marco? Ma io comunque non cambio idea su quello che ti dicevo, cioè penso che comunque in prospettiva la sterlina possa beneficiare di questa cosa. Adesso il mercato non la sta ripagando, soprattutto contro il dollaro, c'è ancora abbastanza debolezza. Tuttavia, analizzando un po' quello che è la struttura tecnica, io personalmente mi metterò in preallarme a 1,2580 per comprare ed entrare in posizione, visto che comunque sarebbe un ritracciamento del 61,8 di Fibonacci, tutto il rialzo che è partito poi dai minimi post-Brexit fino ai massimi quest'anno in area 1,44. Quindi quella secondo me è un'area molto importante. Già adesso comunque ci sarebbe un supporto su 1,27 tondo abbastanza importante, tuttavia ci può stare una piccola rottura in 1,2580, 1,25 fino a 1,2580, 1,2550, area in cui sicuramente sarei compratore anche in maniera forte comunque con obiettivi almeno nel breve periodo, almeno per un ritorno in area 1,30. Questa è la mia idea, quello che vorrei cercare di fare, quindi comunque se il mercato mi fa questo assist e scende sotto 1,26, incomincio a alzare il livello dell'attenzione per provare un'operazione. Io ritengo che in prospettiva sterlina possa fare molto bene nel 2019, è chiaro che bisogna capire ancora esattamente quali saranno i termini di Brexit e come si comporterà poi il governo inglese, però secondo me il potenziale c'è e adesso comunque incominciano a vedersi anche delle determinate divergenze interessanti anche sul grafico daily, sugli indicatori, e secondo me siamo addirittura d'arrivo per andare ad acquistare sterlina dollaro. Perfetto, per euro-dollaro invece Marco cosa ne pensi? Oggi batte 1,3270, meno 0,04, praticamente inalterato il prezzo di apertura. Sì, sostanzialmente per euro-dollaro ti confermo quello che ti ho detto settimana scorsa, cioè mi aspetterei un trading range anche abbastanza stretto con supporto naturalmente il minimo 1,1220 che penso comunque in prospettiva terrà ed eventualmente una parte alta del range che potrebbe essere intorno a 1,1550. Quindi comunque delle quotazioni anche abbastanza stabili. Credo che in questo momento e per il prossimo trimestre sia possibile assistere a un euro-dollaro abbastanza stabile attorno a queste quotazioni. Credo abbia trovato il suo centro di gravità permanente intorno a questi prezzi e immagino possano tenere, almeno questo mi sembra l'indirizzo del mercato in questo momento. Perfetto, allora arrivano le prime domande. Buongiorno a tutti, volevo sapere da Marco Tosoni un'analisi su GBP yen, Euro yen e USD yen, grazie. Facciamo tutti le major contro yen, Marco. Vai, parti tu Allora, dopo. Vai sì, pure. parto da sterlina yen, visto Sì. che siamo a tema sterlina. Allora, abbiamo questi livelli, diciamo 144 tondi è già un supporto interessante. In ottica, appunto, mio interesse per la sterlina, 143 è un prezzo che mi interessa di più, quindi in questo momento, rimarrei alla finestra. Eventualmente a 143 potrei valutare di entrare a comprarlo, anche se fondamentalmente la mia idea
è quella di entrare su Cable ed espormi lì verso sterlina. Tuttavia, 143, 142,90 è un bel prezzo per GBP/Yen, credo potrebbe essere un target per questo movimento e sembrerebbe che nel breve si possa scendere di una figura o di 120 pip circa. 142,92 è il prezzo da segnarsi in piattaforma perché secondo me è molto interessante. Benissimo. Dopodiché, dollaro Dollaro yen. yen, continuo a confermarti quello che ti dico da settimane. Allora, se guardiamo il range di oscillazione degli ultimi 3 anni, siamo esattamente al 50% oggi, cioè oggi batte esattamente il 50% il range degli ultimi 3 anni. Mi sembra un cambio in estremo equilibrio. Eventualmente nel breve immagino che lo stesso movimento di una figura scendere ci possa essere anche su dollaro yen eventualmente. 112,50 è un supporto valido secondo me. Tuttavia, ripeto, non è un cambio secondo me da impostare in maniera strategica perché è difficile capire che tipo di evoluzione possa avere nel medio-lungo periodo. A livello tattico, ecco, si può valutare eventualmente un 112,50 o per andare short un 114,50. Adesso siamo a metà di questo range e secondo me del tutto poco interessante, assolutamente da non molto pericoloso, e in quest'area qua possono avvenire veramente tanti tanti falsi segnali secondo me. Bene, La bene. sfera euro yen, Alex. Sì, euro yen, facciamo tutta la panoramica per rispondere al telespettatore. Sì, euro yen, abbiamo anche una discreta compressione di volatilità perché ci stiamo muovendo in range abbastanza compressi. La formazione anche triangolare. Mi sembra anch'esso un cambio, anche questo un cambio parecchio difficile da interpretare in questo momento. Sebbene comunque vi sia una serie nel breve di minimi crescenti per questo cambio, eventualmente io a breve lo vedrei ancora debole, eventualmente un supporto molto, molto buono è 127,95. 127,95. Eventualmente potrei provare un long di rimbalzo, ma anche in questo caso mi sembra una situazione molto interlocutoria. Questo tipo di cambi a me non piace molto tradarli, soprattutto in una fase in cui c'è una grossa compressione di volatilità in generale. Pare che il mercato sia ancora un po' alla finestra per quanto attiene yen, forse. Ne sapremo di più a metà mese, quando avremo comunque avremo allora Bank of Japan, ce l'abbiamo il 20 e il 19 abbiamo la Fed, ecco, il 13 inizia la BCE. Tra il 13 e il 20 dicembre probabilmente si chiarificherà di più quello che può essere il quadro 2019, e in questo momento secondo me questi campi sono un po' da ignorare perché appunto siamo in zone dove comunque l'equilibrio tra compratori e venditori è molto forte, si vede, e quindi comunque inevitabilmente anche per chi trada, anche sui time frame più piccoli, il falso segnale è dietro l'angolo. Quindi direi di evitare di prendere posizioni soprattutto strategiche, dopodiché se si vuole lavorare un po' tra i livelli, ad esempio così come abbiamo supporto su euro yen a 127,95, a 129,20 c'è già una resistenza, quindi all'interno di quei livelli si può operare magari momentaneamente in controtrend, ma non è il tipo di trading che mi piace fare su questi cambi. Attenderò nuovi segnali o comunque un'apertura, un segnale di un breakout di volatilità eventualmente che potrebbe chiarire qualcosa in più. Perfetto. Marco, ascolta, guardiamo anche il dollaro canadese che oggi nella notte è arrivato fino al meno 0,85, mattinata segnato, complice la dichiarazione che è venuta fuori dall'OPEC.
Cosa sta succedendo? 1,31694, qui è un salto di quotazioni. Adesso quest'area sul daily è particolarmente importante, no? Però sembra aver già, c'era un piccolo supporto, sembra aver già retto in mattinata, adesso sembra andare a ritestare i minimi. Che ne pensi tu del dollaro canadese anche in vista di questo rimbalzo? Il petrolio molto probabilmente è frutto di posizioni short liquidate. Sì, ma io credo che USCAT possa anche accelerare e possa scendere ancora, almeno a 1,31, dove ci può essere un primo supporto abbastanza interessante, però sembra indirizzato abbastanza bene verso quest'area. Adesso fa 1,31,69, 68, per me 1,30. 1 può essere un target, quindi comunque se fossi short manterrei la posizione aperta e per chi invece volesse entrare a rialzo non prenderei in considerazione nulla prima di 1,31 o meglio ancora 1,30 e 70. Bene, bene. AudiUSD invece, per rispondere alla domanda del telespettatore, ci chiede se AudiUSD può eventualmente ritracciare verso l'area di 0,73, quindi 0,73 tondi. Tu Marco, che ne pensi? Quindi raggiungere chiudere questo gap lasciato, in sostanza il gap Ma in lasciato. quest'area 0,7380 Sì. c'è veramente tanto, tanto, tanto lavoro che è stato sviluppato diciamo fra giugno e agosto di quest'anno. Quindi comunque ci può stare che comunque venga richiuso il gap. Attenzione però che c'è una certa correlazione di AUDUSD con ad esempio le borse europee. Mi sembra che sia abbastanza correlato in questa fase e quindi comunque forse l'operazione potrebbe essere fuori timing, nel senso che a livello di azionario mi aspetterei una continuazione ancora del rialzo, non tantissimo, però nell'ordine dei 3-5 punti percentuali, poi vedremo come e in che termini, però ecco, stante la correlazione che un po' c'è, magari l'operazione fuori timing, volendo fare un'operazione, uno short che sia, diciamo, supportato, da una resistenza molto forte, area 0,7450 è più interessante, quindi una settantina di pip più alto rispetto a questo prezzo, che potrebbe essere un'operazione che magari si concretizza alla fine della settimana. Io francamente, se dovessi dare delle percentuali per questo cambio, direi 55% probabilità rialzo fino a 74,55, 45% possibilità di ribasso e rientro a 73. Questa è la mia idea. Mi sembra abbastanza ben impostato e mi sembra che abbia dello spazio ancora a salire, considerato il periodo in cui ci troviamo. Bene, analizziamo anche il dollaro franco, Marco. Arrivo Il subito. dollaro franco in questo momento batte meno 0,18 sul daily, sul mensile meno 0,07, il trimestrale 1,79. Dopo i recenti risultati del PIL svizzero, deludenti, il franco può avere ripercussioni almeno da qui a fine anno? Ma la struttura sembrerebbe ancora rialzista di questo cambio, fermo restando che è abbastanza difficile da analizzare anche perché siamo in territorio parità fondamentalmente, quindi un prezzo estremamente importante, naturalmente sentito dal mercato. Così, osservando la base creata nelle ultime 2 settimane, mi sembrerebbe plausibile l'ipotesi di un nuovo test di area 1,60, 1,50. Secondo me c'è spazio per andare lì, quindi vedrei un dollaro più forte del franco svizzero nei prossimi giorni. Mi sembra che ci siano le basi per andare a fare un nuovo test della resistenza, quindi recuperare la parità che dista 25 pip e andare su di mezza figura ancora intorno a 1,0050. Quello può essere un target per settimana prossima, forse, perché anche qua
non c'è molta volatilità sul mercato dei cambi in questo momento, se non appunto sul dollaro canadese che si muove con intensità. Però per il resto siamo abbastanza che potrà persistere almeno per le prossime 3 settimane, inclusa quella corrente. Perfetto, allora c'è cioè l'ultima domanda, tentiamo di analizzarla, di rispondere. Analizziamo il NZD CAD, lo fai Marco per rispondere al nostro telespettatore, non so che è un cross inusuale, però non so se tu lo fai, lo puoi dare un'analisi grafica, ci chiedeva un'analisi nel lungo periodo. NZD CAD, NZD CAD. È nella lista dei cambi tradati dal mio trading system e non da me discrezionale perché non genera in intraday grandi range, quindi trading system che lavora più di lungo periodo ce l'ho in watch list, è un cambio che gestisco poco. A livello discrezionale quasi nulla. Ah, possiamo fare il Collega kiwi a casa. eventualmente. Facciamo il kiwi eventualmente, dai. Sì, posso limitarmi a dire che il target è 0,92 tondo e che il trend a favore di New Zealand sembra ancora stabile e che appunto la prima resistenza importante verrà incontrata a 91,80 e eventualmente 92. Per quanto riguarda New Zealand dollar, e allora è un po' lo stesso film di How Doosed con secondo me una migliore impostazione relativa di New Zealand e un target che vedrei anche qui, una figura a salire, c'è la resistenza che vedono veramente tutti a 0,70 e 30, 0,70 e 20. Ecco, quello è un target logico e sembra impostato verso quella direzione New Zealand dollar assolutamente. Immagino che questo gap possa comunque rimanere ancora aperto, per come ha tentato di richiuderlo, per come è ripartito, questa sembra l'intenzione. Non abbiamo neanche gli oscillatori particolarmente carichi e non sembra neanche troppo in espansione di volatilità, tanto da presupporre un eventuale esaurimento. Quindi io vedrei in continuazione New Zealand Dollar sicuramente. E primo livello che va attenzionato 0,70-20, 0,70-30, questo è logico, lo vedono facilmente tutti e corrisponde ai massimi di giugno di quest'anno, dove appunto è partita poi un'altra ondata di ribasso che ha portato le quotazioni fino ai minimi e adesso mi pare che l'indirizzo sia chiaro, un ritorno verso quest'area, quindi una figura circa a salire. Bene, benissimo. Va bene Marco, passiamo allora a una rapida analisi del crude oil, se puoi. Allora, Volentieri. vediamo il crude oil che in questo momento ha rimbalzato 53,18 più quasi 5%, adesso 4,95. Che credi? Questo è un rimbalzo per liquidazioni di short oppure c'è qualcosa, qualcuno sta veramente comprando? Comunque Vladimir Putin ha detto anche che $60 al barile è il prezzo che secondo lui il crude oil debba mantenere. Tu che pensi? Oddio, se lo dice Putin non posso che essere